Ciao, nella lezione di oggi volevo introdurre un argomento che è un po' diverso dal solito, ma che ha molto a che fare in ogni caso con l'utilizzo di Grease Pencil per disegnare, cioè l'importazione di immagini esterne. E ci sono vari modi in Blender per importare immagini esterne che ci possono essere utili di riferimento. Ricominciamo per una volta nella modalità 2D Animation e vediamo un attimo. Allora, se ci ricordiamo bene, nella modalità 2D Animation, adesso se io zoomo indietro, sappiamo che stiamo vedendo la nostra scena attraverso la telecamera. Stiamo vedendo la nostra scena attraverso la telecamera e quindi questa visualizzazione qui è quella della telecamera. Il modo più semplice per portare un'immagine all'interno di Blender è selezionare questa immagine nel proprio selettore di cartelle e trascinarla all'interno della finestra di Blender. Ed ecco che in Blender la nostra immagine è stata importata. Vediamo un attimo l'immagine originale. Allora, l'immagine originale è questa. È un'immagine con questa forma quadrata e ha questi colori. Come mai in Blender la vedo molto dilatata e coi colori slavati? Perché, come dicevo, Blender ci dà una mano impostando delle cose fin da subito. In particolare, siccome stavamo vedendo la scena attraverso la telecamera, quello che ha fatto è stato impostare l'immagine come sfondo per la telecamera. Essendo uno sfondo della telecamera, se io premo il tasto centrale e mi muovo nella scena, scopro che questa immagine nella mia scena non esiste da nessuna parte. Infatti, anche qua in alto a destra, nella collezione degli oggetti di scena non si vede, però quando premo 0 e guardo la scena attraverso la telecamera la vedo. Allora, per capire dove è finita, bisogna andare in Object Mode e selezionare la telecamera. Lo posso fare da qui, altrimenti posso anche cliccare sulla telecamera quando sono in Object Mode cliccando sul bordino della telecamera, ma siccome è un po' scomodo e non è sempre facile da vedere, preferisco cliccare qui e viene in arancione. Come vedete, questa impostazione è particolare per la telecamera, appare un'icona verde apposita con questo disegno della telecamera e vediamo che ci sono le caratteristiche della telecamera. Vediamo per esempio che c'è la lunghezza focale. La lunghezza focale è la quantità di zoom, diciamo, della telecamera. Quello che stiamo andando a cercare noi adesso è questo, background images. Vedete che è stato spuntato. Se lo tiro via, l'immagine torna come era prima. Con Background Images invece è già stata compilata questa scena trascinando l'immagine qui. È ovvio che avrei potuto tranquillamente a mano andare in Object Mode, selezionare la telecamera, spuntare Background Images e venire a selezionare un file da qui, ma trascinandolo è stato tutto molto più semplice. Come vedete, questa è l'immagine selezionata, è un'immagine ed è stata messa come sfondo e per di più è stato appunto impostato un alfa, cioè una trasparenza di 0,5. Se io l'aumento, vedete che torna ad avere i colori originali. Se io l'abbasso, si riduce ancora di più. Mettendola a 0,5 mi permette facilmente di usare l'immagine come sorgente per un eventuale ricalco. Qui vediamo il modo nel quale appunto viene ridimensionata. Siccome il mio riquadro, la mia fotocamera di Blender è in modalità cinema in 16 noni e la foto non lo era, è stata impostata con la modalità stretch, vale a dire è stata allargata per riempire. Posso scegliere fit e allora in quel caso la proporzione viene mantenuta, ma ovviamente avrò due lati dove la foto non arriva. Se scelgo crop, invece, viene scelto il lato più corto per essere, posizionata e quindi avrò un taglio delle parti che, escono. In questa modalità è anche facile, eventualmente con questo valore di offset, spostare la posizione dell'immagine. Quindi potrei scegliere sia con fit che con crop, posso andare a spostare l'immagine. Ovviamente con stretch posso farlo ugualmente, ma non ha molto senso. Ripristino questi valori, basta premere backspace quando ci si trova sopra col mouse. Posso anche ovviamente ruotarla e eventualmente ridimensionarla e posso anche fare un flip sia orizzontale che verticale, cioè un effetto a specchio. Ripristino la scala a 1
Adesso, avendo questa immagine qui, per me è piuttosto facile riselezionare l'oggetto Grease Pencil, muovermi di nuovo in Draw Mode, e con la mia matita utilizzare l'immagine come sorgente di ricalco. In questo momento può essere che il vostro segno si veda un po' strano per via dell'immagine. Non preoccupatevi. Se vedete questo effetto un po' fastidioso, eventualmente con altri strumenti potrebbe essere, vedete, meno visibile. Comunque l'immagine in questo caso può essere utilizzata facilmente come sorgente di ricalco e quindi posso utilizzare tutti gli strumenti che già abbiamo imparato a conoscere. Adesso questo è troppo grosso, F15. Ecco. E quindi possiamo utilizzare gli strumenti che già conosciamo per completare il nostro disegno. Una cosa che vi voglio dire è questa: se voi avete impostato Blender fin dall'inizio per fare in modo che il tasto spazio sia assegnato ai tool, potete sempre premere spazio per selezionare uno qualsiasi dei tool che vedete qui a sinistra. Quindi è molto più pratico a volte premere spazio e scegliere Draw per tornare in modalità di disegno piuttosto che andare ogni volta lassù. Quindi spazio, e poi vedete, volendo ci sono anche delle shortcut. E quindi posso tranquillamente, con tutti i miei strumenti, solo appunto con questo piccolo problema che danno alcuni strumenti trasparenti come Pencil, che fanno questo fastidioso effetto, posso utilizzare la mia immagine, che potrebbe essere una fotografia come in questo caso, o potrebbe essere un mio disegno, per disegnare. Ora finisco un attimo. Ora, se torno in Object Mode e seleziono la telecamera, posso togliere la spunta Background Image. È possibile quindi utilizzare l'immagine, magari cominciando con un ricalco, per poi andare a completarla con un disegno a mano libera, insomma. Questo è un modo per caricare un'immagine come riferimento nella telecamera. Ci sono altre posizioni nelle quali possiamo caricare un'immagine. In particolare, notate che se mi trovo nella modalità di visualizzazione 3D, quindi che io stia usando questa modalità 2D animation e passi muovendo la telecamera, oppure anche se fossi nella modalità general, se ora faccio la stessa cosa, quindi vado nella mia cartella e trascino un'immagine dentro a Blender, quello che succede in questo caso è nulla. Perché? Perché sono in modalità draw. Devo essere in object mode per riuscire a importare delle immagini. Prima me l'ha fatto fare perché ero nella modalità telecamera. In object mode, trascinando un'immagine all'interno della scena, l'immagine verrà posizionata esattamente dove rilasciamo il mouse e verrà creata come un oggetto empty. Vedete che qua c'è un oggetto empty con questo particolare disegno di immagine. Posso, come qualsiasi altro oggetto in Blender, spostarlo. Quindi se premo G lo posso spostare, premo S lo posso scalare. Vedete tra l'altro che si sta compenetrando con il disegno che ho già fatto. Se mi muovo nello spazio tridimensionale, vedo che è proprio un piano. Posso anche ruotarlo, ovviamente, rispetto alla vista, oppure blocco un asse e lo ruoto solo rispetto a un certo asse. È stato importato parallelo alla vista. Quindi, se io fossi stato in questa vista e ripeto l'operazione, trascino un'immagine quassù, ecco come la ritrovo quassù, parallela alla vista che avevo in questo momento. Queste sono degli empty, quindi se io vado adesso in modalità di visualizzazione telecamera, magari sposto anche quest'altra immagine che ho importato qui, se provassi ora a fare un rendering F12, scopro che l'immagine non c'è.
Perché gli empty non vengono renderizzati, vengono solo visti nel viewport come strumento di riferimento, ma non come immagine renderizzabile. Per cancellarli devo semplicemente selezionarli e premere X come per qualsiasi altro oggetto. Quindi, se io volessi importare un empty di riferimento in una visuale come quella dall'alto, dovrei semplicemente posizionarmi prima di tutto nella visuale corretta. Ho premuto 7 e mi sono messo nella visuale dall'alto. E adesso lo posso importare come ho fatto finora in questo modo. E essendo stato nella visuale dall'alto, sono sicuro che questa immagine è parallela al pavimento. Se invece premo 3 e mi posiziono di profilo, facendo la stessa cosa, importerò un'immagine di profilo. Se premo 1 e mi posiziono quindi di fronte, ripeto, e potrete capire che viene importata nell'altra posizione. Quindi questo è un buon modo, per esempio, se voi avete delle immagini di riferimento di un oggetto disegnato nelle sue proiezioni ortogonali, è un buon modo per importare le immagini di riferimento per poterlo disegnare sotto le varie angolazioni. E questo esempio lo faremo. Ora elimino queste immagini e veniamo ad un altro caso, quello nel quale io voglio un'immagine che venga anche renderizzata, perché abbiamo visto che gli empty non si possono renderizzare. Per fare questo devo in pratica trasformare l'immagine in un piano con disegnata sopra la mia immagine. Il modo più semplice per farlo è utilizzare un add-on. È la prima volta che andiamo a installare un add-on. Nel menu Edit Preferences c'è una voce che si chiama Add-ons, nella quale potete vedere un elenco di componenti aggiuntivi di Blender che sono già forniti con il programma. Se ne avete invece scaricati da internet, potete installarli attraverso questo pulsante, però quello che ci serve è già fornito con Blender. In questo caso è spuntata questa voce Enabled Add-ons Only, quindi quelli che vedo qui sono solo gli add-on che al momento ho attivato. Di conseguenza non vedo quelli non attivi, devo togliere la spunta ed ecco che all'improvviso appare un elenco, posso usare il tasto centrale per scorrere o il mouse, che come vedete è molto lungo e questi sono tutti add-on già forniti con Blender ma che normalmente non sono attivati. Quello che serve a noi si chiama Import Images as Planes. La cosa più semplice è provare a iniziare a cercare la parola Planes quassù, PLA, e la lista viene filtrata. Import Images as Planes. Devo semplicemente spuntare la casella. In questo momento l'add-on è stato attivato. Dovrei salvare le preferenze e uscire. Nelle nuove versioni di Blender è automatico chiudendo la finestra delle preferenze. Le preferenze vengono salvate. Adesso questo add-on è installato e disponibile anche le prossime volte che aprirò Blender. Ora quindi con questo add-on ho una voce in più nel menu Aggiungi, nel menu Add, quello che serve ad aggiungere oggetti alla scena. Quindi nel menu Add ho una particolare voce sotto Image, ho la voce Images as Planes. Quindi se la clicco adesso posso andare a selezionare la cartella nella quale si trova la mia immagine, cliccarci sopra e premere Import. Ecco che l'immagine è stata importata, se mi sposto nella visuale con la telecamera la vedo e viene importata come tutti gli oggetti creati, viene messo con l'origine nel punto dove si trova il cursore. Il cursore, come sapete, nella modalità 2D Animation non è visualizzato di default, bisogna cliccare. Comunque viene posizionato lì, come sempre in Blender quando si crea un oggetto nuovo. Quindi anche questo, come con gli empty di prima, posso scalarlo, spostarlo e fare quello che voglio. La differenza è che questa immagine, se faccio un rendering, appare perché questa è un piano, una mesh con una texture e quindi appare nella scena. Potete anche notare che proprio l'icona è diversa, quella dell'empty prima aveva un'iconcina di un certo tipo, questa è proprio l'iconcina dedicata alle mesh e quindi questo è un oggetto perfettamente renderizzabile. Una cosa carina che si può fare con le mesh che vi posso dire in questo momento
È una cosa piuttosto avanzata, ma se voi conoscete Blender sapete che per qualsiasi mesh si può andare in Edit Mode. Andando in Edit Mode ci sono vari strumenti a disposizione. Uno strumento tra tutti questi è lo strumento Knife, questo, il taglio, che si ottiene anche semplicemente premendo K sulla tastiera. Con lo strumento Knife io posso tagliare un'immagine che ho importato con la modalità Import Images as Planes. Adesso lo faccio in modo piuttosto veloce, però questo è un piccolo consiglio. Ovviamente vi consiglio di seguire meglio il bordo. Io lo sto facendo velocemente per non perderci troppo tempo. Quando avete finito potete confermare con invio e ora il piano è stato tagliato con questa sagoma. Se vado a selezionare le facce, posso selezionare adesso, non devo più usare lo strumento Knife, devo tornare nello strumento selezione, posso cliccare sulle facce che sono state create e in particolare potrei cliccare su questa faccia, premere X e scegliere di eliminare questa faccia. Poi quest'altra, premo X ed elimino questa faccia. Ed ecco che adesso se esco dall'Edit Mode e torno in Object Mode, questa immagine che ho importato è stata ritagliata. In questo momento è anche fuori scala rispetto al suo personaggio vicino. La ingrandisco con la S, la sposto con la G e vedete quello a destra è un oggetto Grease Pencil disegnato, questo qua è un'immagine ritagliata. E quindi oltre a importare un'immagine possiamo anche ritagliarla. Il metodo è questo: entrare in Edit Mode, usare lo strumento Knife per tagliarla e cancellare le facce che non ci servono. Un'ultima cosa che voglio dirvi in merito a questo è che possiamo importare anche dei video. Come avevamo nella telecamera uno sfondo sotto forma di immagine, possiamo, se io spunto di nuovo Background Images, vediamo che riappare l'immagine, non se l'è dimenticata. Posso però premere la X e tirarla via. Questa è la normale modalità nella quale si trova la telecamera. Io prima ho trascinato un'immagine, potrei anche trascinare facilmente un video. Ricordatevi di mettervi nella modalità telecamera, altrimenti l'importazione crea un empty. Quando siete nella visualizzazione della telecamera, voi potete tranquillamente importare anche un video. Importando un video, adesso potete scorrere, noi non l'abbiamo ancora utilizzata, però questa qua sotto l'abbiamo vista a malapena, ma è la timeline delle animazioni. Se noi scorriamo lungo l'animazione, possiamo scorrere lungo i fotogrammi del video. Sarà piuttosto lento, c'è il modo comunque di velocizzare la cosa, ma adesso non voglio scendere troppo nel dettaglio. Comunque, se voi premete anche il tasto play qua sotto, potrete vedere il video che si muove fotogramma dopo fotogramma. Quindi questo ci permette di andare a ricalcare diversi fotogrammi del video. Questo lo vedremo in altre lezioni, è una tecnica che si chiama rotoscoping, quella di disegnare ricalcando un video, però era per mostrarvi come è possibile importare oltre a un'immagine anche un video. Dovete semplicemente poi muovervi sul fotogramma che vi interessa per poterci disegnare sopra. Ovviamente, se fate questo, starete facendo un'animazione, per cui ci sono tutte le caratteristiche di Grease Pencil rispetto all'animazione da conoscere e le vedremo insomma con calma. Però questo era per farvi vedere anche la possibilità che questa immagine di sfondo sia non solo un'immagine, ma possa essere anche un video. Adesso la rimuovo e la stessa cosa vale anche per Import Images as Planes. Potete trovarlo anche qui, oltre ad aggiungi. Vi mostro quest'altro posto. Quindi prima eravamo in Object Mode, abbiamo scelto aggiungi e abbiamo scelto Image, Images as Planes. Però anche nel menu File, Import, viene aggiunta una voce Images as Planes. E volendo, possiamo selezionare un video, scegliere Import Images as Planes e questo che viene importato, adesso lo ingrandisco leggermente indietro. Adesso torno nella telecamera per vedere dove metterlo di preciso.
Lo devo ingrandire. Se adesso faccio play, vedrò il video e tra l'altro nel mio rendering appare. Quindi, per esempio, tornando al nostro oggetto di Grease Pencil, torno in modalità disegno, scelgo disegna dietro, anzi, possiamo anche utilizzare il fatto che abbiamo già il livello lines e il livello fills. Mi metto sul livello fills, con lo strumento inchiostro seleziono il grigio e faccio un fill del personaggio. E ora posso anche andare nei materiali e scegliere questo grigio di renderlo bianco invece che grigio, di non volere lo stroke. Adesso, se faccio play, quello che vedo è l'animazione di quello che ho fatto. E siccome ho disegnato il fill sul fotogramma non iniziale, ma sul fotogramma 30, potete notare che qua giù è apparso un piccolo rombo che indica che questo fotogramma è particolare. In questo fotogramma ho disegnato qualcosa di nuovo. Quindi nei fotogrammi precedenti questo qualcosa di nuovo non c'è. Queste cose le impareremo con l'animazione. Quindi fate attenzione quando utilizzate Grease Pencil in modalità draw. Se voi vi trovate in un fotogramma diverso da quello iniziale, quello che fate verrà fatto solo nel fotogramma in questione. Quindi se io adesso qui disegno qualcos'altro, come vedete, scompare il disegno precedente e appare un nuovo disegno. Questo comportamento lo capiremo meglio quando faremo l'animazione. Con questo vi ho dato le basi sull'importazione di immagini e di video, sia di riferimento che di sfondo, e ci vediamo alla prossima occasione.